Questo carnevale, come le altre rassegne che abbiamo organizzato, ha dietro e alle spalle una riflessione di carattere culturale profonda. Non si tratta semplicemente di una serie di eventi, ad uso naturalmente di tanti turisti che sono in città, ma anche e soprattutto dei napoletani. Ha dietro un'idea, che è un'idea legata all'origine del carnevale. Il carnevale a Napoli ha una ricchissima tradizione, insomma Carlo di Borbone organizzava questi alberi della cuccagna in città, e l'idea è stata quella di riprendere questa dimensione del carnevale come sovvertimento, come rovesciamento dei valori, come infrazione dei codici tradizionali, e lo abbiamo fatto utilizzando in particolare la musica e utilizzando in particolare una serie di virtuosi gruppi musicali che, contaminando generi diversi di tradizioni locali ma anche straniere, provano a restituire quel fragore, quella innovazione radicale che il carnevale mette in campo. Lo abbiamo organizzato in un luogo cruciale della città, appunto tra la Galleria Principe e il MAN, e questo carnevale è rivolto innanzitutto ai cittadini napoletani, con un focus molto particolare sui bambini, che avranno a disposizione laboratori molto innovativi al MAN, con esperienze operative interattive molto forti, giocate sui suoni e sul travestimento sonoro, che mi pare sia un dato molto importante. Questo è il primo carnevale che è organizzato dal Comune di Napoli e l'idea è quella sostanzialmente di proseguire nell'offerta culturale continua, così come era l'intenzione del sindaco. Quindi dopo l'autunno, il Natale, il Capodanno, proseguiamo in questa offerta culturale con il carnevale. Carnevale che, come verrà, come si vedrà poi, un carnevale multietnico, multiculturale, cioè l'incontro di tante culture, di tante esperienze. Napoli è una città tollerante, quindi sempre verso l'apertura, verso la comprensione, verso la disponibilità nei confronti degli altri. Recuperiamo nell'ottica della città policentrica un'altra zona della città. È un esperimento nuovo che questa amministrazione fa, come è stato Uanema, l'altra rassegna autunnale che era stata organizzata e che verrà riconfermata quest'anno, e quindi questo è un nuovo cimento per il comune e per l'amministrazione su cui appunto si è molto puntato. E la parola che abbiamo scelto per dare il titolo a questa iniziativa è anche una dichiarazione di intenti, cioè il desiderio di concentrarsi sul tema del capovolgimento. Potremmo quasi dire che in qualche maniera Sottencoop traduce letteralmente in napoletano la parola carnevale, perché il carnevale è a tutti gli effetti quel momento in cui l'ordine costituito, le norme a cui siamo abituati, che in qualche modo regolano la vita quotidiana, vengono capovolte. Quindi è possibile vivere delle esperienze, muoversi in dei modi che non sono normalmente consentiti. Quindi il carnevale è una festa sacra, ma è anche una festa eversiva, una festa che produce un capovolgimento a tutti gli effetti.